Ho una fame da lupo. Ma perché? Oddio. Perché c'ho la pasta sul fuoco, vedete? Già ho fatto il danno. Perché ho una fame da lupo? Perché fa freddo, è incominciato il freddo qui a Roma e ho tanta fame. Ho mangiato soltanto un mezzo panino oggi a pranzo e adesso sono precisamente le 8 meno un quarto. È una fame pazzesca. Che cosa cucino? Cucino un bel pacchero di camut con radicchio tardivo trevigiano, una cosa fantastica, stupenda. Con pancetta arrotolata, cipolla, burro, oggi è burro e formaggio grattugiato. Può essere parmigiano, grana padano, trentingrana, fate come volete voi. E io ho la mia idea. Adesso ho già buttato i paccheri di Camut. Ah, io non faccio mai pubblicità, lo sapete. Do dei consigli su quello che a me piace. Questa è una pasta fantastica, faccio vedere. È una delle mie paste preferite. Le fanno Roseto dell'Abruzzo, guardate che bella. Pasta di Camut e la fa Verini. Stupenda, meravigliosa. Provatela. È buonissima anche lo super spaghettone di Verini. Adesso partiamo subito. Metto, guardate, burro. Così, vai, qua. Poi un filo di olio in più. Così. Non facciamo bruciare, però non esagerate. Sentite che canzone. È calda questa canzone. Simpatica. Vai. Poi cipolla. Bene, bene, piano piano, così. Sottile, 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 sottile. Così. Così, poca, poca, buona. Poi pancetta arrotolata. Sono uscito fuori da Roma. Voglio la pancetta. Guardate qui, guardate che magra. Guardate. Così. Poi, la volete vedere? È questa qua. Guardate che bella, magra, magra, magra. La volete assaggiare? La taglio pure un po' spessa, non mi interessa. Ciao. Di chi è la pancetta? Della mamma di Tania, che la porta al Molise e me la regalava a me. Lino, mi ricordo pure di te. Adesso, abbasso. Abbasso, piano piano, brucio tutto. Parliamo del radicchio. Oh, qua incominciamo a fare persone serie, perché non è che dobbiamo soltanto tutelare quello che è della nostra città, quello della nostra regione. Questa è una cosa serissima. È il radicchio tardivo. Questo qua è veramente difficile farlo. Questo qua è dolce, non è quella roba amara che ci mangiamo noi delle volte qua a Roma. Questo è uno spettacolo, anche a un prezzo superiore. Scrocchia? Scrocchia. Quindi vuol dire è fresco. Ma invece vi dico una cosa. Questo radicchio me l'ha dato Gianni e Luana Raghello quando sono andato su in Veneto e me l'hanno dato il 28 ottobre. Oggi siamo al 14 novembre. L'ho avvolto con il panno bagnato, l'ho messo in una busta, bagnato ma strizzato, l'ho messo in una busta e l'ho mantenuto così. Questo me l'ha detto Luana, che la ringrazio. Adesso, che succede? Il radicchio lo usiamo in questa maniera. La parte più dura, questa qui, la usiamo per fare il fondo, vedete? Vedete questo qui? Proprio quello che sta. Eccolo qua. Così, levo la parte quella esterna un po' ossidata, così, levo così. Poi vado in questa maniera. C'è un po' di burro. Sottile, 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 sottile. Perché questa qua è quella più dura, no? Quindi io taglio prima questa parte più dura. Così, vedete, vado così, vedi questa qua la parte più gonfia, più, è un pochino più duretta, ma leggermente più dura. Poi vado così, butto qua dentro, guardate che robetta qua. Ah, che bontà, ragazzi. È bello pure l'inverno, è bello pure l'inverno. Queste cose in estate non le mangi perché dici, ah, sono pesanti così, ma d'inverno la scusa c'è. La scusa c'è perché fa freddo e dobbiamo riscaldarci, ok? Così. Sto in Veneto e che ci vuole? Il prosecco. Prosecco di Valdobbiadene. Ecco qua, vado, faccio sfumare. Il prosecco è evaporato, l'alcol è evaporato, quindi acqua.
e così lasciamo un po' morbido, non lo facciamo proprio stringere e stringere, perché noi ci serve un po' di liquido, perché sennò poi dobbiamo aggiungere il grasso e noi il grasso ci piace, ma è la giusta quantità. Ho assaggiato la pasta e mancano un 4 minuti. Vado qui, belli, butto qua dentro. Che musichetta, bella, che bellissima. Vado qua e noi che facciamo adesso? Li coccoliamo proprio qua dentro. Li coccolo qua dentro. Li coccolo qua dentro. E poi, oh, adesso siete partiti tutti con questo rumore dell'amore. Piano, con calma, con calma. Metto questo radicchio, eccolo qua, e poi faccio sentire il rumore dell'amore. Ma ancora non è ora, perché ancora non si è ben amalgamata. Quindi il rumore non riesce tanto, vedi, è ancora un po' acquosa. Non è questo il rumore dell'amore, devo aspettare un pochetto. Pepe nero, guardate che bello, poi sale, poi del rosmarino a gelo, lo metto qua dentro durante la cottura. Che cremetta, guardate che cremetta, guardate che cremetta, un altro pochino e ci siamo. Guardate, eccolo qua, il paccaro è pronto, spengo il fuoco, guardate che bello, eh. Però ancora non è il rumore nostro, adesso fra un po' diventa il rumore nostro, così, guardate che bello, mamma mia, guardate che spettacolo, eccolo qua, sta incominciando, si sente, bello, bello, ecco qui il formaggio, ve l'ho detto, o parmigiano, reggiano o il grana, poi guardate qua, questo, un tocco di colore proprio così all'ultimo, che questo è dolcissimo, dovete provarlo, radicchio tardivo, così, guardate che roba, mamma mia, il rumore è quello nostro, no? Vado, guardate qua, qua, mamma mia, guardate qua, guarda la cremetta, guarda la cremetta, guarda, guarda qua, guarda qua. Che fame. Rosmarino da paura, fantastico, fatelo. Basta un piantino di radicchio e mangiate benissimo 2-3 persone. Buonissimo. Viva il Veneto! Prosecco, radicchio, c'è un sacco di roba buona, il vino. Buon appetito a tutti.